Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Io ho il grande piacere di poter chiacchierare di fronte a voi insieme a Mimmo Iodice, che è qui con noi questa sera, per raccontare tutto il suo percorso straordinariamente interessante, dagli inizi della sua carriera di fotografo a tutte le diverse declinazioni nelle direzioni che ha preso. E il modo migliore in cui vorremmo farlo è anche quello di ripercorrere appunto tutta la vita di fotografo di Mimmo Iodice, ormai direi 50 anni di fotografia, se non forse anche qualcuno di più, perché ha iniziato. Mimmo è nato nel 1934 a Napoli dopo un periodo di interesse e di applicazione nel disegno e della pittura. A un certo punto ha sposato la fotografia, che ha cominciato a praticare negli anni 60. E quindi poi, diciamo, attraverso un lungo percorso che poi è stato sempre a fianco di Angela Salomone, che è qui con noi, sua moglie, sua compagna, sua alleata e complice imprescindibile, direi, di tutte le avventure di Mimmo, ha poi costruito man mano una carriera che è stata ispirata fin da subito, e ora lo vedremo, a un concetto molto semplice, e cioè che era un punto di partenza, che la fotografia è arte. E questo lo vedremo adesso dalle prime fotografie, dalle prime ricerche che Mimmo appunto farà e vi farà vedere adesso stasera. Io direi, se sei d'accordo, di cominciare direttamente con, a meno che tu vuoi dire qualcosa. Ma si sente? Sì. Una cosa devo dire. Io credo di essere stato un predestinato. E la cosa straordinaria è che quando io ho cominciato, anni 60, inizio anni 60, stava accadendo un completo stravolgimento delle arti figurative. Io ricordo che ho avuto la possibilità di conoscere negli anni 60, dalla Germania venne a Napoli Joseph Beuys, dagli Stati Uniti Rauschenberg, Andy Warhol. Dico questo perché prima degli anni 60 c'era ancora una dimensione, un concetto dell'arte più tradizionale, anche con tutte le avanguardie che c'erano state nella pittura e nella scultura. Però con gli anni 60 comincia una rivoluzione nella creatività dell'arte. Rauschenberg espone i cartoni, veramente. Ecco, io ho vissuto questo momento con grande partecipazione perché non mi perdevo nessuna mostra, queste cose mi coinvolgevano fortemente. Ebbene, la mia passione già da prima era per il disegno e per l'arte, per la pittura. E la fotografia non dico che non mi interessava, ma non era nel mio orizzonte, anche perché negli anni 60 la fotografia era praticata o dai professionisti, che avevano bottega, che facevano matrimoni, eccetera, o dai fotoamatori, che erano degli appassionati di fotografia riuniti in associazioni fotografiche e facevano delle fotografie tradizionali con i loro concorsi, i loro premi, il bel tramonto. E c'era un concetto della fotografia molto diverso da quello che io immaginavo. E quindi non ho mai preso in considerazione la fotografia, finché è successo un fatto straordinario che è stata la svolta per me. Avevo un mio amico che era uno di questi fotoamatori, quindi i fotoamatori stampavano a casa, la fotografia era solo bianco-nero all'epoca, e avevano la piccola camera oscura a casa, cioè un piccolo ingranditore con il quale stampavano le fotografie in un formato, diciamo 30-40 massimo. Ebbene, questo amico fotoamatore scomparve, ahimè, e il padre,
che sapeva che io facevo, disegnavo, dipingevo, eccetera, mi regala, questo, mi dà questo scatolone con dentro l'ingranditore, le bacinelle, tutti i materiali per stampare le foto. Quindi mi sono trovato con questi materiali che ho cominciato a sperimentare. Non avevo negativi da stampare, eccetera, e ho cominciato a fare, attenzione, a fare tutto quello che non si doveva fare, cioè a sperimentare per vedere cosa succedeva, praticando la fotografia in maniera alternativa rispetto a come la vedevo in giro. E quindi cominciamo a vedere qualcosa. Ecco, questa per esempio è un'immagine fatta solo in camera oscura, ovviamente, senza negativo, schizzando gli acidi sulla carta sensibile, cioè pasticciavo il più possibile per vedere cosa succedeva, per fare dell'arte con la fotografia. Il mio concetto era proprio questo: vedere se la fotografia, per la quale non si aveva nessuna considerazione dal punto di vista dell'arte, potesse accedere e farsi apprezzare come linguaggio dell'arte. Quindi io approfitterei per dire qui anche che, diciamo, una componente speciale, assolutamente speciale, del tuo lavoro artistico come fotografo è sempre stato anche la manualità artigianale che hai messo sempre dentro la fotografia, perché Mimmo adesso ci ha raccontato come gli inizi sono stati battezzati, tra virgolette, da questo dono dell'ingranditore, che è stata una sorta di predestinazione, ma tuttora, nell'epoca del digitale estremo, tu lavori ancora con una camera oscura nel tuo studio, che è qualcosa che quasi nessun fotografo attualmente pratica, ma è un luogo dove le fotografie in realtà prendono forma, perché sei tu che le amministri attraverso il tuo lavoro manuale, no? Tutte le fotografie che ora vedrete, ma tutte quelle che continuo a fare oggi, sono tutte stampate da me. Io ho la mia camera oscura, solo bianco-nero, come le cose che ho fatto agli inizi, e quindi ho questa, chiamiamola creatività, che comincia con il progetto, con la ripresa fotografica, e continua in camera oscura. Le mie stampe in bianco-nero, tutte in bianco-nero, sono molto elaborate anche nel momento in cui le stampo in camera oscura, proprio per approdare a un mio modo, a una mia identità stilistica. E quindi queste ricerche iniziali, questa ricerca appunto in camera oscura, che è un gesto artistico, no? Un po', certo, se vogliamo, può essere paragonato aggiungo una cosa: se io potessi recuperare tutte le fotografie sperimentali di questo periodo, e ne ho fatte tantissime, io, pensate che io le mandavo alle riviste, le riviste di fotografia o le riviste d'arte, sperando che le pubblicassero, ma loro non si mandava il file, io spedivo le foto originali stampate da me con la speranza che venissero pubblicate, e ovviamente non venivano mai restituite. Quindi se io potessi recuperare questi materiali avrei veramente a disposizione un archivio straordinario. Ecco, qui abbiamo, c'è un negativo già, però vedete l'immagine stampata, poi capovolta, tutto quello che io potevo fare, l'ho fatto, ma veramente andando contro ogni regola. A questo punto mi sono attrezzato con una piccola macchina fotografica, proprio per poter avere un negativo da stampare, un'immagine quindi pensata e quindi realizzata. Ecco, qui c'è una serie appunto in cui il paesaggio viene cambiato al momento della stampa, con un gesto anche manuale che si interviene sulla carta stessa, no? E qui per esempio non c'è mezzi toni, c'è bianco e nero, quindi è molto graficizzata l'immagine. E poi durante la stampa, che durava alcuni secondi, io ho ruotato appena appena il foglio di carta sensibile sotto l'ingranditore per ottenere questo effetto rotativo, questo movimento dell'immagine. Ma su questo modo di procedere
ne ho fatte tantissime, purtroppo non le ho più. E questo sempre, queste elaborazioni sui paesaggi. Ecco, anche qui, poi ho fatto tutta una serie di nudi, pensate un po', nudi maschili, all'epoca proibiti, perché il nudo era solo il nudo femminile. Ho fatto una serie di nudi maschili, però anche qui interpretando tecnicamente, cioè realizzando delle immagini con questa gamma di movimenti che sono stati realizzati muovendo a frammenti il foglio di carta sotto l'ingranditore durante l'esposizione, cioè il periodo in cui la luce dell'ingranditore era accesa per impressionare la carta sensibile, e quindi muovendo proprio a scatti il foglio di carta, e quindi con questo risultato. Questo stroboscopico in realtà viene direttamente dalla camera oscura, non è in ripresa? Sì, sì. E poi accostamenti. E questo continua la serie di nudi maschili. Questo, per esempio, è una figura tutta frammentata, però questa frammentazione non è ricavata in camera oscura. Io ho fotografato questa figura maschile che era a fianco a me attraverso degli specchietti messi su un pannello, quindi ho visto frammenti della figura che avevo a fianco a me attraverso questi specchietti, ed ho fatto tutta una serie molto bella con questa procedura. Cambiamo. Eccoli. Questa è stata una mostra addirittura presentata, fatta per la prima volta in una galleria a Milano, che all'epoca era un riferimento per l'arte fotografica, il diaframma. E questa mostra fu presentata, pensate, da Cesare Zavattini, e il titolo della mostra era Nudi dentro cartelle ermetiche, che era una frase presa dal suo testo, perché lui scriveva: Mimmo Iodice che se ne va in giro con queste splendide foto chiuse dentro cartelle ermetiche, io le distribuirei nelle scuole. Quindi c'era tutto un atteggiamento polemico e di apprezzamento per il lavoro che faceva. Ma in questa, chiedevo, nella frequentazione che tu prima hai citato con tutti i grandi artisti, pittori americani, eccetera, c'era anche tu riuscivi a far vedere le tue foto, hai avuto dei commenti, oppure è avvenuto tutto separatamente? Allora, mostrando le foto ai critici d'arte, ai responsabili dei musei, eccetera, mi dicevano come sono belle, complimenti, eccetera, però cosa vuoi che ne facciamo? Queste sono fotografie. Cioè c'era questo totale rifiuto. Non si pensava di poter accettare il linguaggio fotografico come un linguaggio dell'arte. E io vi devo dire che se mi attribuisco dei meriti, non è tanto quello di aver fatto delle ricerche, delle foto più o meno interessanti, ma quello di aver contribuito fortemente all'affermazione, liberando la fotografia da questo concetto che non poteva essere un'arte. Perché poi, prima è successo all'estero, i musei, i critici, le gallerie d'arte hanno cominciato ad accettare le mie fotografie, e poi un po' alla volta anche in Italia. Anche qui abbiamo, sempre con queste procedure tecniche, questo bianco e nero netto con tutta la sgranatura, vedete, questi puntini sono la grana del negativo. Io sviluppavo il negativo in una maniera assurda, con sviluppi concentrati, molto violenti, proprio per avere questa esplosione della struttura della grana del negativo. Ecco, sempre con quel criterio di fare tutto quello che non si doveva fare per vedere cosa succedeva. Conoscere le regole per romperle, di fatto. Conoscere le regole per trasgredirle. Io ricordo che, tra l'altro, avevo comprato un libro della Epli,
manuale della tecnica di camera oscura, più o meno si chiamava così, dove c'era scritto come si doveva lavorare, e ho fatto sempre l'incontrario. L'incontrario. Come molti altri fotografi in altri campi, ma questa è una caratteristica proprio del tuo lavoro, è incredibile che sia già all'inizio molto così in questa direzione. Ecco, qui vedete alcuni dei ritratti, che è un'altra mostra molto bella, che ebbe grande successo, prima all'estero e poi in Italia, fu una serie di ritratti ma molto stilizzati. Ecco, io cercavo sempre poi di fare una serie di lavori tematicamente uniti, in questo caso il ritratto femminile, come prima erano nudi maschili, e però sempre poi con una, come dire, con uno stile, con una modalità espressiva, che, in modo che avere questa appartenenza di tutte le foto. Pensate, ogni mostra 30, 40, 50 foto, in questo caso 50 ritratti. E qui è la mia signora Angela, che è qui seduta quando eravamo giovanissimi. Vedete, per esempio, tutto questo scintillio davanti, lei tiene in mano un foglio di cellofane, questa carta trasparente nella quale all'epoca si avvolgevano i fiori, prima tutta maltrattata e poi stesa, in modo che il luccichio del maltrattamento della carta creasse tutta questa serie di puntini chiari. Riflessi. Cambia. Ecco, sempre questa mostra di ritratti, che forse è stata una delle prime cose che ha cominciato passaggio a interessare i critici d'arte. E facevi un passaggio. Questo era il trucco d'epoca, stiamo parlando degli anni 60. Cambia. Vedete, poi c'è tutto un modo di procedere che io avevo comunque già sperimentato prima, quando disegnavo, quando facevo scultura. Guardate questa linea, il profilo della figura, questa dimensione del collo steso, i capelli che scendono dritti, c'è tutto un senso della composizione che per me era molto importante, le luci, il contrasto, tutti elementi per arrivare a dei risultati che fossero omogenei, ma che avessero anche una qualità visiva, che è importante, io credo, in tutta l'arte, ma in fotografia in particolare, è avere delle idee, in questo caso il ritratto femminile, ma avere anche una capacità di fare in modo che tutta la serie di immagini esposte fosse omogenea dal punto di vista stilistico. Quindi tutte le immagini messe insieme appartenevano, c'era la stessa visione. Lo stesso corpo d'immagine, chiaro. Ecco, ancora. E tutta questa prima fase passavi attraverso la pellicola fotomeccanica per aumentare il contrasto, per sì, fare bianco e nero, anche se una certa gamma tonale comincia a esserci, sì, no? Volutamente, ovviamente, in questo caso c'è una luce dall'alto che crea questa dimensione delle ciglia molto forte. Era anche il trucco che negli anni 60 era di moda, molto le donne avevano queste ciglia molto lunghe, molto truccate. Se torni un attimo indietro si vedono in tutti i ritratti. Guarda. Qua, sì. Ancora indietro, ancora. Qua addirittura sembra un segno, sì, sulla stampa addirittura. Era il trucco che si usava, certo, all'epoca. Certo. Andiamo avanti. Ecco, ecco un'altra serie di cose, un altro tema. Ecco, una cosa importante che continua ancora oggi, io non ho mai fatto fotografie perché c'era un bel soggetto, non sono mai andato in giro con la macchina fotografica per cogliere a volo il bel tramonto, la bella situazione che poteva capitarmi. Io ho lavorato sempre su delle idee, su dei progetti. Quanto a questa idea, questo progetto diventava convincente, sono andato in giro a trovare i soggetti da fotografare. Ecco, un altro di questi temi
sono, ecco, le bottiglie, i recipienti di vetro, torna su quella di prima ancora, ecco, questo sembra quasi un collo, una figura, sono dei vetri, delle bottiglie, andavo in giro da dove c'erano i vetrai, dove c'erano le possibilità di accumulo di vetri, ancora un'altra, vediamo se ce n'è ancora un'altra, ecco. Sì. Sempre lavorando a tema. E qui passiamo invece a una cosa diversa. Perché parla prima tu. La rottura del paesaggio, perché qui c'è anche un intervento sulla stampa vera e propria fotografica, no? Facevi diversi. Allora, qui non c'è tanto la sperimentazione in ripresa o in camera oscura. Le foto sono più o meno tradizionali, però un'altra modalità espressiva che io ho operato in quegli anni era a foto finita, completa, definita bene, strappavo la foto realizzata e la ricomponevo in maniera da mettere in evidenza questi frammenti. In questo caso c'è uno strappo un po' in diagonale e l'ho lasciato la parte terminale a vista, proprio in modo da sconvolgere la linearità del soggetto. Quindi era una riflessione poi sul linguaggio della fotografia, fin da subito, no? Era una sorta, certo, di analisi di quali erano le componenti diverse della fotografia e perché dovevano contribuire a costruire l'immagine definitiva. Sì, ma perciò la sperimentazione di quegli anni per me, che è durata fino agli inizi, nella metà degli anni 70 poi, è stata una sperimentazione, come dire, senza soluzione di continuità. Io mi immaginavo, pensavo, eccetera, adesso faccio così. Molte volte non riusciva niente perché era un'idea balorda, ma altre volte funzionava, come questo di strappare le foto finite, ormai belle, eccetera, per vedere se lo strappo fosse un'altra intrusione creativa che sconvolgeva la foto tradizionale. Ecco, questo è un paesaggio. Questo strappo, vedete, io metto in evidenza proprio il taglio dello strappo che diventa una linea di composizione. Questa è realizzata a foto finita, cioè la foto è strappata e ricomposta. E rifotografata? No, io non rifotografavo. Era un unico, la foto, quindi, che esponeva, che era proprio così. Un'opera unica, di fatto. Quindi. Il taglio a vivo, si poteva toccare con mano. Così come in questo caso, no? Quasi come... Vedete, questa architettura già strana di per sé, subentra questo momento dello strappo che sembra che l'architettura stia per crollare. E ancora, questa è l'ultima foto che vediamo degli strappi, e questa è nata da una foto banale fatta a colori per i miei figli. Siamo a Parigi, va bene, in un giro turistico, e alla fine questa foto io l'ho ingrandita, poi ne ho stampata una uguale bianco-nero, dallo stesso negativo a colori, poi le ho strappate e c'è questo attraversamento di questi ragazzi che corrono e che vanno da una dimensione normale, che è il paesaggio a colori, eccetera, in questa dimensione surreale che nasce proprio da questo frammento bianco-nero. Vi devo dire che tutta questa sperimentazione che avete visto e che continua ancora un poco, nasce anche da tutto il mio interesse per l'arte che è stato vissuto prima, quando io facevo pittura, scultura e poi fotografia. La mia passione per il surrealismo, per tutti gli artisti di quel periodo, poi me ne sono trovate queste voglie espressive. Ecco. Tu hai più volte detto che tra i tuoi riferimenti sono
più immediatamente quelli pittorici, no? Ovviamente per la di Magritte, di Carrà, eccetera. In quegli anni c'era anche, però, una curiosità che avevo, non ti ho mai chiesto, c'era anche Ugo Mulas che lavorava un po' su queste verifiche. Vi siete mai sentiti in quel periodo? Avete un po' mai confrontato quello che stavate facendo sull'analisi, certo, del linguaggio? Assolutamente, sia con gli artisti che erano di moda in quel momento, parlavo delle avanguardie degli anni 60-70, sia incontrando alcuni pittori di vecchia guardia, insomma, certamente è stata una necessità che ho praticato proprio, perché era fondamentale capire. Non mi sono mai avventurato in cose così, vediamo che succede. Certo, vediamo che succede come sperimentazione, ma dietro il che succede c'era sempre un progetto, una riflessione, una necessità, una convinzione espressiva. Questo devo dire una cosa molto importante. Vedete 3-4 foto ora che fanno parte di un lungo periodo, di una lunga realizzazione che purtroppo non esiste più, non ho perso negli anni. Avevo letto sul vocabolario italiano il termine fotografia, la voce fotografia, e diceva, raccontava le procedure tecniche e concludeva che servono per realizzare un'immagine fedele alla realtà. Bene, questa espressione, per me molto importante, è stato oggetto di un altro progetto. Qual era il progetto? Fare una fotografia che fosse precisa copia della realtà, come stava scritto nel vocabolario, e poi inserire dentro la realtà stessa. Questo progetto importante ha dato luogo a una serie di immagini, tantissime, ripeto, purtroppo non le ho più. Allora io ho fotografato una mano che taglia, questo è il taglierino di quegli anni, e l'ho stampata su un foglio di fotografico di carta fondo bianco con grandezza naturale della mano, uno a uno. A foto finita ho tagliato la carta in coincidenza con la punta del taglierino. Quindi questa foto, come era scritto nel vocabolario, era lo specchio della realtà, ma conteneva la realtà stessa. E con questa procedura ho fatto molti lavori, ora ne vediamo un'altra. Questa è una busta col mio indirizzo, stampata a grandezza naturale, sempre su fondo bianco. Vedete, sembra che si può prendere, che è appoggiata. È una copia fedele della realtà, questa busta sul foglio. E poi ho applicato il francobollo d'epoca e sono andato alla posta a farmelo timbrare. Con grande difficoltà ho dovuto trovare un impiegato delle poste amico, perché non volevano. Dice, ma non si può spedire una cosa così grande, perché l'immagine esterna era 30x40 centimetri. E questa è la penna, la stessa procedura. La penna che scrive è in coincidenza della punta. Io ho fatto terminare la scritta, fatta apposta, vera fotografia. E qui passiamo. Quindi, invece... E c'è stata questa serie sul rapporto realtà e riproduzione della realtà. Ne ho fatte tante che purtroppo, se le potessi avere, me ne racconto solo qualcuna. Avevo fotografato un pezzetto di strada con l'asfalto nelle pietre del selciato, e dentro c'era all'asfalto un tappo di chinotto neri, e che avevo fatto la foto pari pari 30x40 e poi avevo inserito nella carta il tappo. Figli otto neri, se le potessi trovare, ma ora succede una cosa, lei sta proprio sul titolo, indagini sul sociale. Ho cominciato a fare, come dire, ad insegnare fotografia
il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, fine anni 60, che stimava molto il mio lavoro, mi invitò a fare qualche lezione all'Accademia. Non esisteva la cattedra di fotografia, non era previsto come insegnamento all'epoca, per cui io sono stato reclutato così, a giornate, e ho fatto, è stata per me un'esperienza straordinaria, importantissima, perché questo accadeva nella fine anni 60. Probabilmente chi è più anziano tra di voi se lo ricorda, gli anni 60, la fine degli anni 60, il famoso 68, sono stati anni dell'impegno sul sociale, della lotta continua, tutto era, come dire, tutta la creatività era rivolta fuori, verso le necessità sociali, con l'idea di modificare, sperando che la politica potesse cambiare le cose e sollevare l'umanità sofferente dalle pene. E quindi con gli studenti io ho lasciato da parte un po' la mia creatività, che comunque continuava, e ho cominciato a fotografare sulla realtà la società sofferente. Attenzione, non ho fotografato gli eventi che accadevano, che devo dire, l'ambulanza col moribondo, no. Ho cercato proprio quelle immagini simboliche più che altro delle persone sofferenti. Vediamole un poco. Ecco, guardate questo atteggiamento di questo ragazzo in uno spazio che non esiste, non è una casa, con questo atteggiamento di proprio di forte suo. Dignitoso. Però devo dirvi, solo questo, sulle altre non lo faccio più. Guardate come però io mi porto dietro questo senso della qualità formale, cioè non basta solo l'atteggiamento del soggetto, la sofferenza del soggetto, ma vedete, voglio fare l'analisi di questa foto, come sul piano estetico è concepita. Pensate che è una foto fatta così velocemente in un soggetto preso lì per caso. Guardate che la figura, la parte alta, che è chiara, sta su un fondo scuro. La parte scura delle gambe sta sul fondo chiaro. Poi alla verticalità di questo soggetto corrisponde tutta la linea orizzontale della maglietta. Cioè c'è un'armonia compositiva che si somma all'atteggiamento, al contenuto, all'espressione del soggetto. E così tutte le foto che vedrete, non ve lo descrive, ma hanno un valore estetico. Quindi io ho fatto tutta una serie di indagini sul sociale, negli ospedali, nelle carceri. Erano le leggi, mentre guardate io parlo, le leggi, infatti negli anni 70 poi alcune cose furono frutto del nostro impegno. La legge Basaglia per la chiusura dei matrimoni, la legge sul divorzio e sull'aborto, furono fatte in quegli anni. E guardate questi operai, come il senso della composizione che vi dicevo prima. Quindi c'era una forte valenza artistica in quello che facevi, che però nasceva da una responsabilità che tu ritenevi, certo, di avere come artista. Io sono andato nelle fabbriche, questa è una fabbrica dell'Italsider, con il benestare dei compagni che ti facevano entrare. Non è stato facile entrare, dopo lo vedrete, in un carcere a fotografare. Cambia. Questo è un manicomio. È un manicomio. Vedete questi famosi pazzi che vanno su e giù ininterrottamente. Carceri. E guardate questa cancellata e questa l'ora d'aria, questi che passeggiano, sempre il senso della composizione, questo fuori fuoco del cancello per esaltare la presenza dei carcerati dentro.
Questi sono i ragazzini che chiedevano l'elemosina sotto le chiese. Questo è un interno, pensate, non c'è arredamento, non ci sono, però c'è questa scritta felice anno. Che sembra un po' contraddittoria rispetto a tutto il resto. Cambia. E guardate la composizione, ma guardate questa realtà. Non c'è pavimento, il bambino non ha vestiti, è nudo, sono a scarpe, non c'è la porta, c'è una tenda, cioè siamo proprio a livello zero della qualità umana. E queste sono le autostrade in costruzione che negli anni 60, 70 si realizzavano appunto in Italia. E questo lavoro tu lo facevi autonomamente da solo o era frutto del lavoro anche di altri fotografi con cui ti confrontavi? Perché anche questo è un po' particolare, no? Di aver assunto questa responsabilità di questa indagine che peraltro diversamente dal solito corrisponde a criteri artistici molto precisi. Certo. Responsabilità di documentare tutto ciò, ma poi in qualche modo per... Ma io partecipavo poi, come succedeva in quegli anni, a queste riunioni che si facevano con i sindacati, con i compagni, per offrire un contributo che potesse essere utile per sostenere le cause nelle quali ci eravamo impegnati un po' tutti, devo dire. Sono gli anni in cui vengono fuori i sociologi. Sono stati anni 70 straordinari. Ecco, restiamo. Sto ragazzo che vende le sigarette sotto la pioggia, che ora non si vede più un ragazzino per strada che vende le sigarette. Cambia. Però questo passaggio poi ti porta invece a un momento in cui la gente scompare, non c'è più sì, nelle tue foto. Certo. Fermate un attimo, voglio fare una premessa qui prima di vedere. Tutta questa partecipazione molto sentita, veramente ci credevamo, veramente facevamo le notti a volte a lavorare, a riunirci, a parlare e poi andare in giro, io a fare le foto, gli altri a proporle, eccetera. Molte volte le mostre fatte in strada proprio per radunare consenso. A un certo punto, passata la metà degli anni 70, alcune leggi vennero fatte, alcune cose furono risolte, ma poi in sostanza venne fuori questa situazione che noi tutti quanti ci eravamo illusi che si potesse veramente arrivare a un momento di sconfitta della miseria, della povertà. Niente di tutto questo. Chi era povero, chi era sofferente rimase così. Cioè, subentra questo sconforto, questo scoraggiamento. Per cui io per un certo tempo non fotografo, faccio sempre le mie ricerche, le mie cose, però non faccio più la foto sociale e nasce un progetto. Come ho detto prima, io non ho fatto mai belle foto perché ho trovato delle belle situazioni. Tutta la mia fotografia nasce sempre da una riflessione. Allora penso, non è successo niente. Quello che doveva accadere per eliminare la sofferenza, ci siamo illusi. È un fallimento. Allora voglio mostrare questo fallimento. Come lo mostro in fotografia? Allora nasce l'idea di fotografare la città stravolgendo le regole proprio della visualizzazione. Una città irriconoscibile, senza persone, senza la riconoscibilità dei luoghi, eliminando tutta la vita, la pubblicità, le automobili, azzerando tutto e facendo venire fuori questa dimensione di sconfitta, di fine, ecco, la fine della speranza. E quindi, questo vedete alcune foto, vedete questa dimensione surreale, non si sa bene se questi lavori in corso che mostrano una colonna fasciata, ma poi chissà se c'è la colonna dietro questa lamiera. Lo stesso rilievo, certo. Cambia. Ecco, in questo caso dimensione. Un monumento, però visto di spalle,
non davanti, cambia. Ecco un'automobile nella quale non si vede dentro, non si capisce se c'è qualcuno, se c'è vita, se c'è... Ecco, un monumento, cioè questa è una pietra di epoca romana in un cortile di Napoli, dove c'è il filo con le mollette, dove c'erano stessi panni, ma che non ci sono più. Cioè sono situazioni dove la vita è finita. Addirittura un'altra automobile con dentro questi elementi dei cuscini che sembrano delle persone vere e invece non è vero niente, non c'è nessuno. Cambia. Un ingresso di un basso, una casa su strada, dove non si vede cosa c'è dentro. E poi le finestre, le porte finestre chiuse. Che non sono finestre, che non si apriranno mai, ma c'è qualcuno di spalle che aspetta. Cioè questa dimensione di sconfitta, questa amarezza di tutte le speranze tradite, io la esprimo con questo libro che è stato pubblicato poi dall'editore Motta negli anni 60, cioè 1980, col titolo Vedute di Napoli. Cambia. Ancora un'immagine, guardate, questo ingresso numero 2, che non porta dove c'è tutta la scala ma non c'è una possibilità di accesso. Un balcone che non c'è. Un balcone che non c'è. Uno si accorge che è finto quando si disfa. Cambia. Un'automobile che si suppone ci sia l'automobile sotto questo lenzuolo. Qui ora però man mano poi ci sono altre foto che... Sì, poi sovrapposizione di diversi elementi. Al di là del libro, no, che fu pubblicato con una mostra, sono state poi un poco un elemento... Questo lavoro segna una svolta di tutto il mio lavoro che segue, perché da questo momento... Ecco, fermati un attimo su questa. Il mio lavoro non è più quello della rappresentazione della realtà, ma questa dimensione metafisica, qua veramente prendo a prestito De Chirico, Magritte, questi artisti che mi portavo sempre nel cuore, e quindi vedete una porta, un balcone che si apre e dentro sembra che un'architettura entri in casa, cambia. Ingressi non siamo a cavallo tra la realtà e l'immaginazione qui. Vedete, questo c'è il battiscopo a terra, ma c'è un passaggio che non si capisce se c'è o non c'è. Cambia. La doppia scala. Situazione surreale. Due rampe di scale che entrambe scendono. Cosa inconcepibile. Di solito una sale e una scende. Questa dimensione di una parete che segnata da una lacerazione che poi continua su un'altra parete che è in primo piano. E c'è questa dimensione surreale. Fermati un attimo qui che devo spiegare. Sì. Questo lavoro continua ancora oggi di guardare il mondo, la realtà, le città in questo modo. Nasce un altro progetto. Siamo ormai negli anni 90, avevo visto una mostra bellissima che si fece al Museo di Capodimonte a Napoli sulla natura morta. Questa mostra erano quadri, pensate, anche di Caravaggio, di Luca Giordano, di grandi artisti fino all'impressionismo, fino alle opere più recenti, di natura morta. Guardando questi quadri, poi cominciai a riflettere, ma com'è possibile che questo tema non c'è più, è finito? I pittori, a parte unico esempio, Giorgio Morandi, i pittori, gli artisti degli anni più recenti non hanno più sentito il bisogno di rappresentare questo mondo che è la natura morta, degli oggetti, del cibo.
Eppure devo dire, questa cosa era molto bella, nel senso, perché si accendono quelle luci? No. Per questo genere, la natura morta, era la riflessione che comincio a fare, era un genere tranquillizzante, cioè questo bel quadro con le bottiglie, i oggetti vari, che si poteva guardare con tranquillità. Ecco, allora l'idea che nasce, scusami un attimo, fare, riprendere questo tema della natura morta cambiando completamente il senso, anziché far lasciare questo senso di piacevolezza, di tranquillità, inserire in queste immagini la violenza, il turbamento, l'inquietudine. Quindi nasce questo progetto. Vado in giro a fotografare le bancarelle, le vetrine, tutte le case, tutti gli oggetti, per fare io la mia natura morta, che poi il critico d'arte Germano Celant, che ha scritto poi sul catalogo, dette questo titolo, lui, Eden, alla mostra. Vedete? Andiamo un pochino più veloce perché c'è tanto ancora da vedere e ci sta correndo il tempo, quindi questa serie... Sì, allora andiamo Eden. Avanti. Vedete? Sono tutti gli oggetti che dovrebbero... sono però inquietano. Io vi invito sempre a ricordare come il lavoro di Mimmo poi spesso viene risolto in camera oscura, guardatelo anche proprio anche da queste foto di Eden, come questi passaggi, questi sfumati, questo mosso, no? Spesso e volentieri è ripreso, risolto in camera oscura. Vai. L'inquietudine la fa da sovrana qua. E guardate questa affettatrice, sembra una bocca spalancata pronta a mordere. E qui andiamo a uno dei tuoi temi che in qualche modo ha contraddistinto di più il tuo lavoro, chiamato Mediterraneo. Allora, nasce un altro tema, adesso devo parlare velocemente perché il tempo stringe. Io ho sempre avuto una passione per l'archeologia. Vivo in una città con un museo antico di arte antica straordinario, Pompei, Ercolano, Napoli sotterranea, c'è tutto un mondo del passato che a me interessa molto e mi coinvolge. Quindi nacque negli inizi anni 60 l'idea di lavorare nel mondo antico, ma non lavorare per documentare le pietre, far vedere com'era la scultura o il luogo. Sono io, attenzione, che immagino di fare un viaggio nel passato, nel mondo antico, e incontro le persone, incontro, rivedo i luoghi. Qui c'è questo senso proprio vivo di stare in questa realtà nel tempo passato. E nasce l'idea di questo Mediterraneo, che poi diventa la prima uscita di questo lavoro, una mostra in un museo straordinario, il Museo di Filadelfia, che è uno dei grandi musei americani, e da lì poi è andato in giro in tutto il mondo. È un lavoro che ancora io continuo a fare. Giriamole. Ecco le archeologie di luoghi. Poi ho girato, per questo il titolo Mediterraneo, io l'archeologia, il mare, queste cose le ho viste da bambino, me le sono godute da piccolo, fanno parte del mio bagaglio umano. E comunque il mare, sul mare si sono fatte milioni di immagini, il bel paesino, le barche, le cose, eccetera. E il mare è stato un soggetto per tutti i pittori, fotografi, però guardate il mio mare, c'è sempre questa dimensione surreale, dove tutto, ognuna di queste fotografie potrebbe essere stata fatta migliaia e migliaia di anni fa.
Assolutamente. Poi c'è questo. E come hanno probabilmente i naviganti di migliaia di anni fa hanno vissuto il mare nei loro attraversamenti senza meta. Cambia. E poi che è un mare che è in attesa di qualcosa. Sì, c'è questo mare dove c'è la linea dell'orizzonte e poche cose. In questo caso un vulcano. Poche cose, ma qualche elemento che poi ti porta a perdersi a guardare, come tu spesso... Lo volevo dire dopo. No. Vedete, è sempre la linea dell'orizzonte che governa l'immagine. Poi c'è cielo con tutte le turbolenze, e acqua. Questa è la formula. Però riuscire a fare centinaia di foto, perché poi è un lavoro sul quale è stato esposto in molti musei anche questo, e quindi ho dovuto esporre parecchie immagini diverse, ma sempre con la stessa impostazione, linea dell'orizzonte. E da qui nasce poi l'idea di un lavoro sul quale sto, non è presente qui, ma sto lavorando, e che riguarda proprio l'attesa. Queste tre linee qui, no? Con questo abbiamo chiuso, però una cosa segue, poche immagini, perché poi ho detto i musei importanti, io ho esposto nei più importanti musei in Brasile, in Russia, in Giappone, in Cina, nella città proibita, dappertutto. E tra questi grandi musei ovviamente Louvre. Poche foto per farvi vedere come funziona poi il mio lavoro. Queste prime foto, resta un attimo, sono proprio l'allestimento. Vedete, tutte le fotografie sono in parte per terra. Gli operai che stanno prendendo le misure, i tecnici che hanno poi realizzato l'allestimento, e io sono con loro a gestire questo allestimento. Poi vi spiego che cos'è il lavoro che ho fatto. Cambia. Ecco, vedete? Allora, cosa era questo lavoro? Ho foto che pensavo, per ogni volta c'è un progetto, come ho detto prima, non sono delle belle foto. Io ho voluto lavorare sulle opere del Louvre, fotografando i quadri, fermati su questa, scusami, fotografando le facce prese dai quadri. Qua per esempio, pensate, c'è Leonardo, c'è Antonello da Messina, e ho voluto mescolare alle facce prese dai quadri, bianco-nero, facendolo diventare vere fotografie mie, ho mescolato anche le persone vere, le facce delle persone vere che lavorano al Louvre, dal direttore generale al pompiere al cassiere, qui sono mescolati. Vedete le facce di vari momenti, varie persone. E così, pensate, una mostra di 100 e più immagini di facce prese così. Ci sono anche altre immagini ancora qui. Qui siamo nell'allestimento, ecco l'allestimento. E sono immagini di misura diversa, però ho tenuto allineato la linea degli occhi. Tutti gli occhi hanno la stessa altezza in orizzontale. Ecco qua. Ma qui? Qui c'è il direttore generale, la terza figura. Anche lui infilato dentro. Vedete anche la dimensione rispetto al pubblico. E questa, pensate, adesso una, un poco di vanità e un poco di... Questa mostra, io sono stato invitato da loro a fare la mostra, ho fatto il lavoro, l'ho esposto, ha avuto un successo strepitoso. Louvre ha una programmazione rigorosa, proprio programmata anni prima,
apertura e chiusura di ogni singola mostra, malgrado questa programmazione rigorosa, quindi dopo la mia mostra ne seguiva un'altra, l'hanno prorogata di 10 giorni, che è tantissimo, e hanno chiuso dopo 10 giorni con le file di visitatori. Al punto tale poi il governo mi ha voluto riconoscere questi miei meriti, che mi hanno dato un'efficienza importantissima, tu lo sai, no? Io sono Chevalier dell'Ordre des Arts et des Lettres, con... I francesi nel museo, con grande, anzi non nel museo, all'Eliseo, mi hanno fatto questa onorificenza con un momento, il ministro Mitterrand mi ha fatto dei complimenti bellissimi. Bene, credo che abbiamo finito. Credo che sia stata un'esperienza straordinaria poter percorrere attraverso la voce, il racconto di Mimmo Iodice del suo lavoro che continua oggi in mille altre direzioni, più giovane che mai e con tanta esperienza alle spalle. Chi volesse essere interessato, grazie. C'è grazie il libro fatto con Isabella Pedicini, che è qua anche oggi, in cui Mimmo Iodice conversa con lei e racconta le sue fotografie.